Ciao ragazzi, eccoci tornati su Comrades. Non vi posso tenere nascosta la voglia che ho di giocare a questo contenuto. In questi giorni ne ho viste di tutti i colori, devo ammettere anche in maniera un po' scorretta, nel senso che ho visto spoiler, tanti spoiler. Io non vi farò assolutamente nessun tipo di spoiler e eventualmente vi avvertirò, vi ho detto già sin dall'inizio, questo DLC spoilererà tutto quello che accade in Final Fantasy XV fino al capitolo 13, mi pare, fino quasi alla fine del gioco, compresi i capitoli antecedenti, quindi il film e presuppongo anche la serie anime. Quindi cercate di comprendere e capire quali sono i vostri desideri, se continuare a guardare una serie sapendo che potrebbe rovinarvi il finale, oppure guardarvi il finale e poi guardare la serie per vedere tutte le cose che potrei aver notato io e i vari approfondimenti. Quindi giocate e divertitevi, perché questo titolo, da quello che ho capito, ci può donare veramente tanto e non ha finito qui, perché poi probabilmente ci saranno degli aggiornamenti. Allora, in questo episodio vi parlerò di come modificare le armi e come renderle più potenti. Sono già uscite delle guide in inglese e in italiano. Sono cose che abbiamo compreso sul campo durante la nostra live del day one e ve le faccio vedere qui molto molto velocemente. In realtà non ho ancora le capacità, i mezzi, i materiali per poter fare delle particolari modifiche alle armi, ma posso farvi vedere come funziona. Poi sta a voi eventualmente considerare il vostro stile di combattimento e migliorare le armi come vorreste. Allora, innanzitutto si va qui. Noi abbiamo già sbloccato Sid perché abbiamo già attivato l'energia per questo macchinario. Sid è contento che l'elettricità sia tornata perché finalmente può darci una mano e può anche lui stesso aiutare gli Angoni nel duro compito di proteggere le Stallium. Ok, il gioco cerca di spiegarmi cose e in realtà ci dice chiaramente quello che tanti giocatori saltando o semplicemente cliccando la X hanno fatto scappare. Allora, taci! Passerò, per non essere un doppione di altre guide che ho visto, parliamo delle daghe. Anzi, parliamo del maglio. Perché? Perché il maglio è un'arma che ci viene molto utile contro i Garula, che è la prima missione. Quindi, nel caso in cui vogliate farmare la prima missione, quest'arma è l'ideale. Allora, andiamo a vedere cosa succede. Abbiamo una serie di oggetti sulla sinistra. Vedete, questi che sto scorrendo. Questi oggetti ci danno dei bonus. Ok, questi bonus li vedete, adesso ve li evidenzio con una parte più chiara. Questi oggetti ci danno dei bonus sull'arma, oltre che a un totale di punti esperienza. Allora, prendiamo in riferimento la mascherina in basso. Notate che maglio, caratteristiche, eccetera, eccetera, sotto ci sono delle abilità. Queste abilità corrispondono alle varie potenze elementali. La riga sopra invece è composta dalle quattro caratteristiche principali. La prima e la seconda, che sono la forza e penso la difesa, hanno una sottile, quasi invisibile linea sotto, con una barra. Allora, notate che il maglio ha già un pochino di forza, vedete che ha già 8, e vedete una parte di barra completata. Quindi, probabilmente, quella barra rappresenta una sorta di cap da raggiungere con quella caratteristica. Quindi, mettiamo che noi vogliamo raggiungere il massimo, sia in forza che in difesa. Possiamo andare a cercare, e guardate invece la mascherina in alto, qualche elemento che possa aumentare quelle due caratteristiche. Allora, l'osso appuntito ci aumenta di 1 la forza. Se andiamo a vedere, il dente di Garula, un po' più raro, ci offre 2 di forza e 1 di difesa. Cosa dobbiamo fare? Perché dobbiamo alzare queste caratteristiche? Se riusciamo a riempire fino in fondo la linea che vediamo in basso sotto le due caratteristiche base del maglio, potremo poi ottenere una sorta di evoluzione dell'arma. Ma attenzione, questa barra deve essere completata prima che si raggiunga il livello 30. Perché se noi usiamo il dente di Garula, non solo aumentiamo di 2 la forza e di 1 la difesa, ma
aggiungiamo anche dell'esperienza. Se aggiungiamo troppa esperienza, troppo in fretta, noi bruciamo la possibilità di portare al massimo quelle due caratteristiche peculiari e non evolviamo il maglio. Quindi facciamo finta che noi vogliamo usare proprio il dente di garula. Il dente di garula, oltretutto, ci dà anche un'altra abilità che si chiama offensiva ridotto livello 1. Mi pare che ci sia scritto sotto, esatto, può ridurre del 10% la capacità offensiva del nemico con un attacco. E c'è anche una piccola descrizione e ci ricorda che noi possiamo anche vendere questo oggetto. Allora, se noi usiamo un dente di garula, non ne uso due, poi vi spiegherò perché, vedete che c'è una prospettiva sotto di quello che può cambiare nell'ambito della nostra arma. Quindi la forza passerebbe da 8 a 10 e ovviamente la difesa passerebbe a 1. Quindi oltre al danno noi avremo anche queste caratteristiche aumentate, ma vedete che è aumentato anche il livello. Il livello passa da 1 a 2 su 30. Questo può portare troppo velocemente il valore di esperienza al massimo. Quindi sì che noi possiamo usare tanti denti di garula per alzare la forza, che se è a 10 a quel punto lì, a me sembra che quella barra sia circa un terzo, mi sembra, a un terzo, quindi noi dovremmo mettere altri 20 punti. 20 punti, si tratta di altri 10 denti di garula. 10 denti di garula non ci portano sicuramente al trentesimo livello. La stessa cosa però non si può dire con i punti di difesa, perché ci darebbe un punto soltanto. Quel punto mi sembra talmente piccolo che ho la sensazione che anche lì il massimale sia qualcosa tipo 30. Se noi usassimo 30 denti di garula, arriveremo troppo velocemente al massimo trentesimo livello, e prima sicuramente di quanto arrivi al massimo la barra sotto la difesa. Quindi cosa succede? Dobbiamo trovare un oggetto più conveniente per questa modifica. Un oggetto che ci possa dare magari due di forza, ma anche due di difesa. Oppure mi basterebbe anche un oggetto che non ci desse forza, ma ci desse magari solo difesa, magari 2 punti, 3 punti, in maniera da accelerare i tempi da quel punto di vista lì. Quindi, considerando il dente di garula non conveniente, non farò questa sintesi. Andiamo però a vedere se possiamo fare qualcosa con qualcos'altro. Per esempio, possiamo andare a vedere il cappello di Goblin cosa aumenta. Aumenta una caratteristica che mi sa che in un'arma noi non abbiamo. Andiamo a vedere. Questa, per esempio, le daghe, sarebbe fantastico aumentarli nell'ambito dell'ultima caratteristica, quella con il simbolo del sole. Prendiamole in considerazione, diamo un'occhiata se c'è qualcuno dei nostri oggetti già droppati che ci darebbe un bonus. No, assolutamente nessun bonus da quel punto di vista. Se invece andiamo a vedere la prima arma, cioè la Taki, scopriamo che avrebbe un bonus con la forza. La forza ce la darebbe in questo momento l'osso appuntito, ma un po' bassa, e il dente di garula. Se noi selezioniamo il dente di garula ci accorgiamo della un pochino di barra che si è alzata nella Taci, quindi secondo me potrebbe essere di nuovo anche in questo caso 30 al massimo. Mi sembra che possa essere realistica come idea. E vedete che ha aumentato anche uno la difesa. Non è che se non ha la barra sotto non l'aumenta. L'aumenta, però non è fondamentale per l'evoluzione dell'arma. Quindi diciamo che la nostra priorità sarà sempre quella di portare più velocemente possibile in alto la barra sotto la caratteristica peculiare. Una volta che avremo completato quella barra, potremo sbizzarrirci nell'infondere altri oggetti per alzare comunque le statistiche che verranno comunque alzate. Quindi l'ideale, e questa sarebbe la situazione ottimale, sarebbe quella di usare un oggetto che la alzi di tanto quella caratteristica, portandolo velocemente al massimo della barra per poi poter agire con altri oggetti sulle altre caratteristiche e rendere l'arma davvero forte da tanti punti di vista. Questi punti di vista però dovrebbero essere tenuti da conto per quanto riguarda il nostro stile di combattimento. Se io ho deciso di fare, per esempio, un combattente, io potrei puntare ulteriormente su magari alcuni attacchi elementali, oppure se sono un curatore aggiungere più spirito. Quindi a seconda di come noi vogliamo gestire il nostro personaggio saranno da selezionare le caratteristiche ideali. Io non ho ancora idea di cosa farò sinceramente, quindi io mi limiterò magari a fare dei vari set, avere un po' di armi e ovviamente conoscendomi voi lo potete già immaginare, cercherò di evolvere tutte le armi, quantomeno a livello estetico. Poi per quello che riguarda le caratteristiche secondarie vedrò un po' come fare, ma
dovrò prima capire dove è l'ideale farmare gli oggetti e quali saranno gli oggetti ottimali. Da considerare anche che noi portiamo con noi, adesso salto questa parte, esco da questo menu, vi faccio vedere quest'altro menu appena finisce il salvataggio. Ok, nell'equipaggiamento noi possiamo vedere che possiamo avere 4 armi. Tutte e 4 ci danno il bonus, non soltanto quella che impugniamo. Quindi è nostro, è nostra utilità, è nostro vantaggio modificare tutte e 4 le armi, anche se poi non andiamo a usarle. Io online ho visto, per esempio, dei giocatori andare in giro con 3 scudi e che gli potevano donare una grande capacità di difesa e un certo quantitativo di punti vita, anche se poi alla fine usava la spada. I 3 scudi se li era messi soltanto per aumentare le sue caratteristiche. Quindi, detto tutto questo che riguarda la creazione delle armi, purtroppo non vi posso dare altri esempi perché non ho ancora i mezzi fisici, le armi, eccetera. Io potrei adesso comprare delle altre armi qua per averne una per tipo. Per esempio, maglio ce l'ho già, potrei prendere una lancia che si chiama Giavellotto. Vedete che quest'arma ha un bonus su difesa. E i pugnali li ho già. Questo è la balestra, che ha comunque 4 punti nell'ultima caratteristica, ma la sua peculiarità è anche in questo caso forza. Posso acquistarla? Sì, la posso comprare. Lo scudo a goccia, vedete che ha due caratteristiche. In questo caso a me potrebbe venire molto molto utile avere un oggetto che mi upgrada sia la difesa che lo spirito, che penso che sia lo spirito l'ultima in fondo. Ok, compro anche questo. Per quello che riguarda invece lo shuriken, mi pare che sia uguale a giavellotto, quindi lo piglio. Mi rimane ancora un pochino di denaro, molto poco, non lo spendo. E quindi da questo momento in poi avrò le mie 4 armi. Le seleziono nell'equipaggiamento, andrò a scegliere lo scudo, che ha già delle caratteristiche assegnate, e anche, vediamo un po', questo, la balestra, che mi dà già 4 punti in quello che penso essere spirito. Allora, facciamo finta di rimuoverlo. Allora, guardate, il mio spirito è 44. Se io la rimuovo, vediamo un po' se si può rimuovere. Pensavo di sì, con L3. Ah, ecco, l'ho trovato, L3. Vedete che è sceso. E se tolgo questo, date un'occhiata all'ultima caratteristica in basso a destra, esce quindi dalle mie caratteristiche anche questo. Questo per dimostrarvi che tutte le armi contribuiscono alla mia scheda del giocatore. Quindi più oggetti con dei bonus equipaggio e più avrò delle caratteristiche migliori. Allora, qua ci metto lo scudo e qua ci metto la balestra. Così ho 4 oggetti, di cui 2 mi danno dei bonus, anche se magari non li utilizzo. Ok. Ho finito di farvi tutto lo spiegone per quanto riguarda la sintetizzazione, il miglioramento. Non si può parlare di craft, perché il craft è proprio il creare da zero un oggetto. Si parla di upgrade. Un'altra cosa, ecco, che potremo vedere nelle missioni. Per esempio, riprendiamo in considerazione questa. Noi abbiamo, dalla Garula Sovrana, ottenuto soltanto la pelliccia di Garula, con un bottino che può essere variabile da 1x2 a 1x4. Se io continuo a scorrere l'osso robusto, ecco, la Garula normale ci dava come bottino delle mutilazioni il dente di Garula, che noi abbiamo notato essere un interessante oggetto. Non sappiamo però, scusate se adesso passo qua, il mutante abbiamo ottenuto tutto, non si sa però sulla Garula Sovrana quali sono i 2 oggetti che ci può droppare in caso di mutilazione. In questo caso, come vedete a sinistra, sono 2 oggetti identici. Nessuno mi convincerà che si tratti sicuramente al 100% di 2 oggetti diversi nel bottino delle mutilazioni. Quindi io sono quasi sicuro che si tratti dello stesso oggetto ripetuto 2 volte, però non è detto, assolutamente. Andiamo a vedere Caccia Grossa, Nidi di Ragno. Intanto c'è una descrizione, con le notti che si fanno sempre più lunghe, e attenzione, qui si fa riferimento all'altra spiegazione, quella che i ragazzi si sono
accorti che si stava verificando del fatto che le notti duravano di più, che va in contrapposizione con la teoria invece del microorganismo all'interno del pulviscolo. Quindi diciamo che questo gioco dà un colpo alla botte e un colpo al cerchio, prendendo per buone praticamente tutte e due queste teorie. I demon continuano ad ampliare il loro campo di azione e, trascorse le ore diurne al riparo in case abbandonate, con il buio escono allo scoperto per devastare le zone circostanti. Non si può rischiare di subire altri danni, qualcuno deve eliminare il problema alla radice. Quindi noi si deve andare a distruggere questa colonia di ragni. E io a sinistra vedo chiaramente l'immagine di uno di quei demon, in questo caso mi pare che abbia 6 zampe. Però anche le braccia, quindi sì, è un ragno. Allora, abbiamo 3 pagine, questa era la prima. La seconda ci fa vedere Arachne, che è appunto, penso che sia quella creatura che abbiamo visto nel disegno, non ha bottino, ha solo un bottino da mutilazione. Quindi dovremo magari darci un'occhiata a cercare di ottenere delle mutilazioni. Nella terza pagina c'è la tarantola, che sarebbe invece il ragnetto più piccolo. Anche in questo caso non abbiamo bottino, abbiamo bottino da mutilazioni. Non sappiamo di che tipo di oggetto si tratterà, ma sappiamo, adesso vediamo se mi dà... Allora, mi pare che anche in questo caso il maglio possa fare al caso nostro, mentre con le creature più piccole potremmo agire con le daghe. Quindi, sapendo che quella è la mia prossima missione, andrò a cambiare l'equipaggiamento, toglierò per esempio la taci e metterò il maglio, così avrò un'arma sia per un caso che per l'altro. Bene, abbiamo oltretutto anche una novità per quello che riguarda i personaggi. Io ci tengo a seguire questa parte del gioco perché può essere molto interessante in chiave lore, quindi in chiave di interpretazione del gioco principale Final Fantasy XV. E da quello che ho capito possono esserci delle grosse informazioni sul gioco principale, quindi io clicco e cerco di tenermi in pari con le varie descrizioni dei personaggi. Allora, abbiamo Monica Elshett. Alcune cose di Monica le sapevamo già, infatti fa parte del gruppo di guardie reali che hanno scortato alcuni profughi fuori da Insomnia insieme a Corleonis e ad Astin. In quel gruppo c'era anche per esempio Iris e noi avevamo avuto conferma proprio da parte di Monica che Iris era in salvo all'Estalium e ricordo infatti che Gladio fu molto felice di questa notizia. Più avanti nella descrizione ci dice che qui all'Estalium un pochino coordina sia gli angoni che i cacciatori, ma raramente partecipa alle battute di caccia. Però rincuora i combattenti con dei piatti, dei manicaretti che prepara al campo base. Questa è una cosa abbastanza ridicola, però è così. Iris, come sapete, è la sorella di Gladio e come lui è esperta di arti marziali, probabilmente sotto la guida del fratello. È giunta all'Estalium dopo aver lasciato Capo Kaim insieme a Talcott perché Capo Kaim stava diventando troppo pericoloso per via del fatto che i demon stavano prendendo terreno. Nel terzo paragrafo di questa scheda si parla dei sentimenti che Iris sembra provare nei confronti di Noctis. Dice che lo conosce da quando era bambina, c'era stato un incontro tra di loro quando da bambina si era smarrita e questo fa riferimento all'episodio degli anime dedicato a Gladio. Dice che è molto affezionata a Noctis ma ha rinunciato a sperare in sentimenti più profondi perché appunto Noctis, a parte essere particolarmente apatico, era innamorato, almeno così si dice in Final Fantasy XV, di Luna Freya. Sid è un grande meccanico di Amered, noi lo ricordiamo oltretutto in panciolle nella sua stazione di servizio, quindi lasciava fare tutto alla nipote Cindy, invece qui lo vediamo sporcarsi le mani con quel macchinario che serve per sintetizzare le armi. Ecco la descrizione di Viv. Non un personaggio molto amato né da me né dalla community di Final Fantasy XV, ci parla del fatto che sia un grande giornalista, un grande manager che abbia portato a grandi livelli la sua rivista che si chiama Meteo, anche se sulla maglietta c'è scritto Meteor. Dice che qui
aiuta gli angoni e i cacciatori nella ricerca radio di eventuali sopravvissuti e profughi in giro per Duskai. Inoltre continua anche la sua attività di editore e continua a pubblicare il suo periodico. Oltretutto lui è un famoso fotografo, anche se in Final Fantasy XV lascia fare tutto il lavoro a noi. Jeanne è un personaggio nuovo, presente, almeno io non la ricordo in Final Fantasy XV, presente in Comrades, è l'addetta al centro di smistamento, diciamo così, dell'energia elettrica. È molto in gamba, anche se ha avuto un incidente da ragazza che l'ha bloccata da tanti punti di vista, invece in questa sua nuova posizione può dare il meglio di sé e aiutare comunque la comunità. Fa in maniera che la fornitura elettrica raggiunga tutte le varie parti di Duskai, anche grazie ai vari ritrovamenti di frammenti di meteorite che Holly cerca di trasformare in pura energia. Bene, abbiamo finito tutta la carrellata dei nuovi personaggi che abbiamo incontrato in questo luogo, tanti altri ne arriveranno, ma io sono ansioso di andare avanti e quindi andiamo a vedere la seconda missione, quindi caccia grossa, nidi di ragno. L'affronteremo nuovamente coi bot perché appunto perderò tempo a parlare e non vorrei mai disturbare altri giocatori. Caccia grossa, nidi di ragno. Allora, ecco, vedete che i ragni sono in questa struttura al centro della quale c'è una grande, mi sembra, una cisterna d'acqua che appunto è in alto per creare la giusta pressione per poter utilizzare l'acqua. Allora, io sto iniziando a colpire con i miei pugnaletti perché so che le tarantole ne sono particolarmente vulnerabili. Vedete con che facilità le elimino, sono di livello 2, io sono comunque di livello 1, ma siamo in 4 e stiamo aspettando il nemico più potente, cioè appunto Arachne. Vedete come vengono giù facilmente utilizzando l'arma giusta. Con l'arrivo della mutilazione ho sempre la speranza di poter droppare l'oggetto del bottino dedicato, che non so ancora che cosa possa essere. Io spero che almeno uno possa averne per poi vedere come possono cambiare le armi utilizzando come materiale da upgrade gli oggetti che droppano. Ecco, è arrivato l'Arachne, mi sembra decisamente più potente. Ho ucciso l'ultima tarantola, utilizzo il maglio. So che appunto l'Arachne di livello 9 è particolarmente vulnerabile a quest'arma, infatti ha preso una botta da 500, un'altra da 400 e passa. Quindi vedete come scende velocemente, è diventato vulnerabile, la stiamo massacrando. Ecco fatto. Ma c'è ancora un nido nelle vicinanze. Vedete come ci spostiamo attraverso questa campagna desolata? Vediamo dov'è il sole. Il sole è là, dietro le nuvole, ma c'è. Ma l'aria è sempre comunque un po' malata. Dà l'idea di essere un... comunque vedete anche gli alberi che sono quasi spogli, o comunque le loro foglie non sono verdi. Quindi è peggio che uno scenario autunnale, dà l'idea proprio di uno scenario cadente, di un mondo malato, in rovina. Qui è apparso quello più grosso di tutti, guardate quanto la telecamera si attarda a farci vedere questo nemico particolarmente esoso, che tra l'altro ci attacca senza darci molta possibilità di evitare. Ah, ce ne sono due, questo è peggio. Ma cerco di eliminare comunque prima quelli piccoli. Se io riuscissi a parare almeno una volta, potrei ottenere per tutto il party un momento di ottimi risultati di combattimento. In pratica il tempo si rallenta e noi potremo avere molte chance di danno sul nemico. Questo tra l'altro mi è capitato varie volte mentre non stavo registrando. Avrei voluto farvelo vedere, spero che possa risuccedere quanto prima. Questo però penso che accada solo contro nemici di grossa taglia, perché ho appena parato un attacco di una tarantola e non mi ha triggerato questa sorta di evento. Allora rimetto mano al maglio e comincio a pestare tutti di santa ragione. Il maglio farà danno, ma è molto lento. Questo è un male, perché quando si è attaccati da tanti nemici c'è il rischio di non fare a tempo a colpirli, perché tutti mi interrompono l'azione di attacco. Ok, abbiamo distrutto anche il secondo Arachne, ne abbiamo fatti fuori addirittura 3. Missione completata, caccia grossa, nidi di ragno è a posto.
presto otterremo. Io non ho guardato qual era il premio in termini di kilowatt e in termini di gil, quindi lo scopriremo a brevissimo. Io tra l'altro posso correre ancora lontano, si apre una sorta di open world veramente qui, soltanto che i 10 secondi di tempo che mi concede il gioco per prima di tornare al campo base non sono abbastanza da poter visitare tanta di quest'area. Però mi pare che durante la nave abbiamo tentato di andare in giro parecchio e abbiamo avuto l'impressione che si trattasse di un open world abbastanza ampio, anche se poi i nemici erano tutti concentrati in un punto. Monica ci applaude, ci ringrazia. Vediamo un po' cosa siamo riusciti a ottenere. Abbiamo degli ingredienti extra, vediamo cosa riusciamo a mettere assieme. Ricordiamoci che questi ingredienti ci danno un cibo, in questo caso si chiama trippa alla lestallina, apporto esperienza, apporto buona stella, probabilità di bottino 20%. Quindi abbiamo più chance con appunto col bottino e abbiamo 20% di esperienza in più per la prossima missione. Potremmo andare a fare una di quelle vecchie per avere più chance di droppare, oppure cimentarci in una nuova. Vedete tutti i nostri amici contenti e felici. Faccio anche una foto, non so, poi andrò a vedere come è venuta. Aculeo di Aracne 2, filo di ragno 4. Benissimo.